L'esempio, per esempio, poteva essere dato da questo governo che se io sbaglio perché sono un mascalzone non devo essere messo in lista, ma se io sbaglio perché sono un magistrato, forse era meglio che evitavo di metterti a fare il membro di governo Concordo. oppure a capo delle leggi dello Stato, perché altrimenti. Possiamo tradurre per i Sì, telespettatori? traduca lei, Sto Gomez, però. parlando del sottosegretario Manzione, che è il pubblico ministero che ha condotto le inchieste che, fallimentari e sbagliate alla luce delle sentenze contro il sindaco Mallegni, e sta parlando della sorella di Manzione, che è stato capo dei vigili urbani di Pietrasanta, poi capo dei vigili urbani a Firenze, poi diventa portata a Palazzo Chigi da Matteo Renzi e oggi portata al Consiglio d'Estato, nonostante che sulla carta fino a ieri non aveva l'età, perché se non sbaglio la dottoressa Manzione ha 52 o 53 anni, l'età minima era 55, il Consiglio di Stato ha dovuto riunirsi per stabilire che questa volta in questo caso si farà un'eccezione perché l'età pensionabile dei magistrati si è ridotta. Tra l'altro, adesso il governo sta facendo un decreto per aumentare l'età per la pensione di una quarantina di magistrati, tra cui alcuni di questi del Consiglio di Stato. Allora, È un dato è oggettivo, un dato oggettivo, sì. la storia è un motivo di scelta. Se hai scelto, io poi immagino che il dottor Manzione abbia sbagliato, immagino in buona fede, non lo so come sia andato, però il sindaco Mallegni è la prova provata di una persona che ha subito delle inchieste totalmente sbagliate, è finito in carcere, è stato assolto e credo che gli faccia un pochino di rabbia vedere la carriera che hanno fatto i suoi occupanti.